Enigma difesa. Il Teramo, dopo il successo sul Monopoli, è tornato al lavoro per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro la Casertana al Bonolis. Ma seppure il giudice sportivo è stato clemente con Diachité, squalificato per una sola giornata, Pace ha comunque un problema dietro. Piacentini la settimana scorsa ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di essere in campo al Veneziani, mentre Soprano è ancora fermo ai box dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Ecco perché si proverà a recuperare, almeno per la panchina, il primo, altrimenti l'allenatore biancorosso, oltre alla coppia Iotti-Trasciani, non avrà alternative a disposizione. La difesa che, nonostante il grande talento nella zona offensiva, è allo stato attuale il punto forte del Diavolo, esattamente come nelle intenzioni dell'allenatore, frutto di maggiore attenzione anche del resto della squadra e di un Lewandowski che con Costa Ferreira e Arrigoni sembra un giocatore completamente rigenerato. Per quanto riguarda invece il resto della squadra, dovrebbe essere tutto quasi confermato, anche se nell'ottica delle tre partite in una settimana Paci potrebbe decidere di attuare un leggero turnover per dare respiro a chi ha giocato di più finora, cercando ad esempio di dare una collocazione definitiva a Domenico Mungo, uno di quei giocatori in predicato di partire in direzione Avellino, ma che invece è rimasto in biancorosso e adesso va sfruttato nel migliore dei modi, inserendolo in un sistema di gioco che sta dando i risultati desiderati, così come Viero, che potrebbe essere una valida soluzione nel giorno in cui dovesse rifiatare Arrigoni. Davanti, oltre alla possibilità di far giocare Mungo, che nel caso prenderebbe il posto di Bombaggi in zona centrale, ci sarà la conferma di Pinzauti, visto che per Gerbi c'è ancora da attendere che la condizione fisica dell'ex Pro Vercelli lo possa mettere in condizione di disputare un match ufficiale, mentre per Bunino ci sarebbe l'opportunità di dargli uno scampolo di gara al Bonolis, così come il mercoledì successivo al Viviani di Potenza, nella settimana che porterà all'altro impegno interno contro la Juve Stabia. In casa rosso-blu invece il pareggio acciuffato a tempo scaduto con la Ternana è stata un'iniezione di fiducia in una gara che sembrava prima vinta poi incredibilmente persa, prima del 3-3 di Cuppone a tempo praticamente scaduto. Sarà Mattia Caldera di Como l'arbitro designato per il match, il fischietto lombardo è la sua seconda stagione tra i professionisti.